Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. In primo piano la cronaca, 800 auto in circolazione con la revisione fatta solo sulla carta ma non nella realtà, dunque potenzialmente pericolose, nella maggior parte dei casi all'insaputa degli stessi proprietari dei mezzi. E lo sconcertante scenario che emerge da un'inchiesta della Procura di Bologna e della Polizia Stradale di Casalecchio, che hanno scoperto una maxi truffa sulle revisioni che riguarda veicoli circolanti sia in città che in provincia. Il PM Giampiero Nascimbeni indaga per falso e assieme alla stradale sta cercando di fare luce su tutta la filiera, in cui apice ci sarebbero due officine di grandi dimensioni con relativo centro revisioni. Si tratta delle autofficine Grossi di San Lazzaro e Lutti di Bazzano. Oltre a loro potrebbero finire nei guai anche una serie di meccanici e concessionari e compiacenti che portavano, si fa per dire, le auto dei clienti in quelle officine per le finte revisioni. Alla guida sotto l'effetto di eroina e cocaina, ha sfrecciato su una minivan per le strade di Reggio Emilia con due amici a bordo con precedenti per spaccio, ignorando l'alte la polizia e procedendo contromano, creando panico tra i passanti. All'altezza di una rotatoria però l'auto è rimasta incolonnata nel traffico e gli agenti hanno bloccato gli occupanti impedendo loro la fuga. Il conducente, conosciuto dalla polizia come tossicodipendente, a quel punto ha ammesso con tono spavaldo di aver assunto droga, ma ha rifiutato di essere portato al pronto soccorso per accertamenti. Gli agenti hanno poi scoperto che a settembre la polizia municipale gli aveva ritirato la patente per guida in stato di ubriachezza. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo e il giovane è stato sanzionato per numerose infrazioni al codice della strada. Sono molto probabilmente dolose le fiamme che poco dopo le 6 di questa mattina hanno semidistrutto a Cella di Reggio Emilia l'auto, una Kia Carnaval di un quarantenne incensurato originario di Crotone, residente nella città emiliana. Secondo i primi rilievi dei carabinieri e dei vigili del fuoco è escluso il cortocircuito perché il fuoco ha interessato la parte posteriore della vettura. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro. Gli investigatori, che indagano a carico di ignoti per l'ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio, non escludono alcuna pista, compresa quella di un gratuito atto vandalico. Primi fiocchi di neve in pianura in Emilia-Romagna. La neve è cominciata a cadere sin dalla tarda mattinata a Bologna. La neve ha interessato anche l'Appennino tosco-emiliano, ma la percorribilità del tratto dell'autostrada 1 tra Bologna e Firenze, secondo la società Autostrade per l'Italia, è stata comunque sempre garantita grazie al piano operativo antineve attivato in collaborazione con la Polizia Stradale. Qualche disagio si è registrato a Bologna, dove viene regolato il traffico proveniente da Milano e diretto verso il sud, e dove si sono registrati fino a 2 chilometri di coda nel tratto interessato dalla nevicata. Sasso Marconi, Barberino del Mugello, si sono registrati rallentamenti per la presenza di mezzi antineve in azione in entrambe le direzioni. La società Autostrade per l'Italia invita i conducenti a mantenersi costantemente informati sulle condizioni meteo e di viabilità prima di intraprendere il viaggio e a considerare i tempi di percorrenza maggiori per la presenza dei mezzi operativi. Sono inoltre obbligatorie le catene a bordo, gli pneumatici invernali. E per quanto riguarda il tempo, domani, giorno di Natale, l'ARPA regionale prevede generali condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, ma sentiamo Stefano Costa, appunto, dell'ARPA regionale. Dunque, per questi giorni ci aspettano condizioni di tempo tutto sommato buono. Infatti per domani è previsto, già a partire da serata di oggi, un rapido miglioramento e quindi vi saranno generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Vi sarà ancora un po' di nuvolosità residua al mattino sulla parte orientale della regione, lungo la fascia costiera. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in lieve diminuzione attorno ai -2, -4 gradi nelle zone di pianura e fino a 3 gradi positive sulla costa, mentre per quanto riguarda le massime saranno comprese fra i 6 e i 10 gradi. Per quanto riguarda Santo Stefano, non vi sono variazioni significative se non un po' più di nuvolosità ad iniziare dal pomeriggio e che tenderà a coprire durante la serata e la notte tutta la nostra regione. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel giorno di Santo Stefano vi potrebbe essere qualche debole fenomeno sulla fascia costiera, comunque stiamo parlando di quantitativi veramente minimi. Le temperature rimarranno sempre stazionarie con valori minimi
tra meno 4 nelle zone interne di pianura e più un grado lungo la fascia costiera, mentre le massime saranno compresi tra i 6 e i 9 gradi. Voltiamo pagina. Sono state identificate come complici di un tentativo di furto avvenuto il 12 dicembre in un centro commerciale del Bolognese. I carabinieri della stazione di Castenaso hanno denunciato tre donne di 28-41 anni residenti a San Lazzaro di Savena e una 34enne bolognese residente in città. Assieme ad una 23enne subito bloccata e arrestata, avevano tentato di allontanarsi con una spesa di oltre 1.600 euro dalle casse salvatempo della Coppa Adriatica del centro Nova a Villanova di Castenaso a Bologna. La giovane veronese era stata processata in direttissima e condannata a 4 mesi di reclusione con la condizionale. Le altre 3, riconosciute attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, dovranno rispondere del concorso nel tentato furto. Si è messo in mezzo per sedare un parapiglia scoppiato nel suo locale nella periferia di Bologna ed è stato ferito seriamente con una bottigliata all'addome. Un 36enne bolognese è stato portato all'ospedale maggiore, operato d'urgenza e ricoverato, e considerato fuori pericolo. Quello che è ritenuto l'aggressore, un tunisino di 21 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio a seguito di rissa. È successo verso l'1 in un pub in via Friuli Venezia Giulia. A quanto è stato ricostruito, il nordafricano, insieme ad un giordano di 23 anni ad un russo, avevano infastidito 2 ragazze moldave sedute in un tavolino con un albanese e un siciliano. Sono cominciati a volare spintoni e il titolare è intervenuto a difesa dei 4. Il tunisino, allora, secondo le testimonianze raccolte dagli agenti, l'avrebbe colpito con una bottiglia rotta. Quando i 3 sono andati via, è stata chiamata la polizia e gli stranieri sono stati intercettati poco dopo da una volante mentre fuggivano in auto a forte velocità nella vicina via Po. Anche il giordano è stato denunciato per rissa. Vittima di un furto circa un mese fa, una barista reggiana aveva deciso di nascondere il fondo cassa, circa 4.000 euro, in un frigorifero, credendolo un rifugio sicuro, ma non è stato così. I ladri hanno nuovamente visitato il locale, il bar ex Miro in via Toschi a Reggio Emilia, hanno prelevato l'ingente somma. E quanto ha denunciato la stessa titolare alla polizia intervenuta ieri mattina per il sopralluogo di furto: i ladri hanno forzato una grata e si sono introdotti nel seminterrato, poi hanno forzato 2 videopoker e una macchinetta scambiamonete. Quindi, secondo la barista, hanno prelevato i soldi nascosti nel frigorifero. È stato l'ex preparatore atletico dei portieri del Ravenna Nicola Santoni prima a lasciare il carcere di Cremona dopo che il GIP Guido Salvini ha disposto nei suoi confronti e di altri 2 indagati gli arresti domiciliari. Fuori dal carcere anche Antonio Benfenati, amico del calciatore dell'Atalanta Cristiano Doni e suo socio nella gestione dello stabilimento balneare Figli del Sole di Cervia in provincia di Ravenna. Dopo Benfenati è uscito Doni, salito su un fuoristrada su cui si trovava la moglie Ingrid, che è partito con direzione Alto Adige. Inchiesta interna a Palazzo d'Accursio, torniamo a Bologna per accertare le eventuali responsabilità dei dirigenti che si sono occupati del contratto di Marco Lombardelli. Partendo da un dato, sappiamo che Marco Lombardelli, a seguito della sua individuazione da parte del sindaco, ha presentato agli uffici competenti un curriculum vitae nel quale era riportato che egli era diplomato. L'ho detto il sindaco di Bologna Virginio Merola, rispondendo al Question Time a Michele Facci del PDL. Il primo cittadino prova così a chiudere il caso dall'ex responsabile di gabinetto dimessosi in seguito alle polemiche sui suoi requisiti per il ruolo che ricopriva. Per portare a galla tutta la verità, ho chiesto agli uffici di avviare un'istruttoria, annuncia il sindaco. Se ne occuperanno in primis il segretario generale Luca Uguccione e il direttore Giacomo Capuzzimati. Sulla vicenda, scandisce il sindaco, non abbiamo nulla da nascondere, anzi credo che abbiamo fatto un'operazione di trasparenza notevolissima. E intanto Future Libertà fa il bilancio su un anno di attività. Sentiamo allora il deputato e coordinatore regionale Enzo Reisi. Ecco, onorevole Reisi, un banchetto di fine anno, qual è il bilancio di Future Libertà? Direi positivo, credo che questa traversata nel deserto che abbiamo fatto quest'anno è finita. Adesso ricominciamo, come dire, a tornare a far politica attiva senza più doversi difendere da una situazione che è diventata ormai insostenibile anche nei rapporti con il resto del centrodestra, che finalmente ha capito le nostre ragioni, ha capito che in fin dei conti qualche ragione l'avevamo quando abbiamo iniziato questo lungo percorso. Ecco, a livello nazionale sostenete il governo Monti, appena è stata varata la manovra lacrime e sangue, cosa ne pensa? Spero che questa sia semplicemente la prima parte di un percorso molto più lungo che porti ad esempio questo paese a modernizzarsi attraverso anche le liberalizzazioni,
una modernizzazione dello Stato che ci attendiamo e finalmente anche un fisco più leggero, perché per adesso abbiamo stati solamente tartassati. Ci attendiamo che una volta che si è riassestato il bilancio dello Stato ci sia anche possibilità per i cittadini di rivedere la luce. Ecco, a livello locale fa discutere il caso Lombardelli, il capo di gabinetto che non aveva il titolo di studio idoneo. Lei cosa pensa di tutta questa polemica? Ma credo che, per carità, chi ha sbagliato giustamente deve rispettare le regole. Mi sembra che ci sia talmente poche idee, poca voglia di fare politica in città, che ormai ci si attacca a questi casi per dibattere e discutere. Mi interessava molto di più sentire cosa facevamo per il lavoro dei nostri bolognesi che lo stanno perdendo, per sapere come rilanciare l'economia bolognese. Ecco, questi sono i temi che mi interessano di più, piuttosto che questi argomenti che, per carità, sono importanti ma hanno una loro relatività. Ecco, qual è il suo giudizio comunque sui primi mesi di operato di Merola? Io sinceramente ancora non ho visto niente, aspetto che prima o poi si muova. E prima adesso un'ampia pagina dedicata al Natale. Manca ormai poco al Natale, ci si prepara agli ultimissimi acquisti, a festeggiare seguendo la tradizione. La maggior parte infatti lo passerà come da tradizione in famiglia. Noi questa mattina abbiamo fatto alcune interviste, vediamo che cosa ci hanno risposto. It's Christmas time. Lei come passa il Natale? In famiglia, con mia sorella, mio marito, in famiglia, sì. In famiglia, con i bimbi, niente di tutto tradizionale. Qui a Bologna, perché sono di passaggio momentaneamente. E niente, sarò con la mia ragazza e faremo una cosa tranquillissima. In famiglia, come da tradizione, una bella cena stasera, una bella cena domani e poi dal 26 a dieta. In famiglia ovviamente. Io sono marchigiano, quindi torno nelle Marche della mia famiglia. Chi è che si occupa della cucina? No, mia mamma, sicuramente mia mamma. Per forza, il Natale è una festa di famiglia. No, infatti dicono Natale in famiglia e Capodanno invece con gli amici. Chi è che cucina? Cucino io e mia mamma e poi mi aiuta anche mia suocera, insomma c'è un po' di aiuto, se no tutto da sola, poi con una bimba piccola faccio fatica. Ci hanno preparato qualcosa di speciale da mangiare? Le solite cose, noi siamo romagnoli quindi cappelletti in brodo. Guardi, pesce questa sera, domani poi tortellini immagino. Stasera pesce, domani tradizione, tortellini, cappone, arrosti, chi più ne ha più ne metta. Che cucina? Abbiamo messo in competizione mia madre e mia suocera. Quindi non si mangia. Classico bolognese, stasera pesce, quindi il menù ancora non lo so. Domani sicuramente tortellini, lasagne, le solite amenità della nostra cucina. I regali legge fatti? Siamo per gli ultimi, siamo in corsa per gli ultimi. Vediamo cos'è rimasto. Regali e pochissimi, solo utili, pochissimi e con molta parsimonia. Speso più o meno dell'anno scorso? Purtroppo di più, che non dovevo spenderli, però quest'anno è andata così, ho avuto un bimbo da poco, quindi... I regali me ne manca uno, però sì dai, le cose principali le ho prese. No, siamo ancora in giro, siamo a fare le ultime spese, anche se è un Natale non molto ricco, però insomma, l'importante è stare insieme. In questo periodo di festività natalizie si possono anche ammirare i presepi, un'occasione la offre la Prefettura di Bologna. Vediamo l'intervista al Prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia. Ecco, signor Prefetto, anche quest'anno ci sono tanti presepi qui che sono in mostra in Prefettura. Sì, la novità di quest'anno rispetto all'anno scorso, come ricorderete, abbiamo presentato la tradizione dei presepi napoletani e bolognesi. Beh, quest'anno, anche in onore del 150esimo, la mostra dei presepi è una mostra che riguarda tutte le tradizioni presepiali d'Italia. Quasi a sottolineare come anche il sentimento che unisce gli italiani nei confronti del presepio è un sentimento che si differenzia e si arricchisce di culture locali. Culture locali che ne fanno veramente la ricchezza, e quindi quest'anno abbiamo presepi piemontesi, presepi veneti, presepi toscani, presepi pugliesi, presepi abruzzesi, presepi marchigiani,
E poi quest'anno, oltre a questa mostra che nella loggia di Palazzo Caprara, come l'anno scorso, abbiamo anche un presepe di particolare rilevanza che è nel Salone della Guardia della Prefettura e che credo sia il più grande presepio degli ultimi 60 anni in Italia, cosiddetto presepe bianco, inaugurato dal Papa Benedetto XVI nel 2007 e che per la prima volta in mostra qui a Bologna e che mi auguro, anche perché lo merita veramente, possa essere visto da tutti i bolognesi e da quanti si trovano a passare per Bologna. Un'altra cosa che mi fa piacere sottolineare è che quest'anno, avendo realizzato come anche l'anno scorso un catalogo di questi presepi e avendo realizzato anche, avendo a disposizione anche il libro del presepe bianco, quello di cui ora le ho parlato, il presepe che è nel Salone della Guardia, ebbene il ricavato di questi cataloghi sarà tutto dato in beneficenza e in favore delle popolazioni alluvionate della provincia della Spezia, in particolare per la ricostruzione di una scuola del comune di Porrettavaro. Restiamo a Bologna perché le feste di Natale possono essere anche un'occasione per visitare i musei che ad esempio per queste feste resteranno aperti. Vediamo il servizio di Gabriele Sciar. I bolognesi che resteranno in città durante le festività natalizie potranno approfittare del tempo libero a disposizione per conoscere i patrimoni di arte e cultura custoditi dai principali musei cittadini che resteranno aperti anche in questo periodo. Gli orari dei musei civici non subiranno infatti variazioni, osservando le normali fasce di apertura feriali o festive a seconda delle giornate. Solo domani, giorno di Natale e a Capodanno, rimarranno completamente chiusi, mentre oggi vigilia e il 31 dicembre sono visitabili fino alle 14. Il promemoria arriva dal comune di Bologna, che ricorda anche che il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, l'ingresso è gratuito in tutti i musei, coinvolti il Museo Archeologico, il Museo Davia Bargellini, le collezioni comunali d'arte, il Museo della Musica, quello del Risorgimento e il Museo del Patrimonio Industriale. Non mancheranno le visite guidate tematiche in compagnia di storici e storici dell'arte. E adesso parliamo di musica. Tra i tanti concerti in programma per le festività natalizie è diventato ormai tradizionale quello della Basilica di Santa Maria dei Servi a Bologna. È andato per noi Massimo Ricci. Anche quest'anno si è rinnovato il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale nella Basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore a Bologna. Centinaia di persone sedute tra le colonne della suggestiva chiesa gotica hanno assistito all'esecuzione di melodie natalizie eseguite dal coro e l'orchestra della Cappella Musicale Santa Maria dei Servi, diretta dal maestro Giampaolo Luppi, con il soprano Chiara Molinari, all'organo Roberto Cavrini. Sono state eseguite musiche di Mozart, Puccini, Handel, ma anche di padre Santucci, indimenticato sacerdote che ha passato tanti anni del suo ministero proprio in quella basilica. Non potevano mancare i classici Stille Nacht e Adeste Fideles. Ad assistere al concerto anche Monsignor Massimo Nanni, della Commissione per la Musica Sacra e delegato arcivescovile della Cattedrale. Alcuni brani del concerto sono stati dedicati al professor Michele Tossani. E diamo un'occhiata anche agli appuntamenti religiosi. A mezzanotte, appuntamento nella Cattedrale di San Pietro con la Messa della Notte presieduta dal Cardinale Carlo Caffar. La Messa sarà preceduta, come da tradizione, alle 23 da un concerto spirituale eseguito dal coro della Cattedrale. Alle 17.30 di domani, invece, sempre il Cardinale Carlo Caffar celebrerà la Messa del giorno di Natale, sempre in San Pietro. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Nettuno, ETV Rete 7 e ETV sul canale satellitare Sky 829. Domani alle 10.30, sempre il Cardinale celebrerà nella Cappella della Casa Circondariale della Dozza la Messa per i carcerati. Ma sentiamo adesso gli auguri dell'Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna, Cardinale Carlo Caffar. Care telespettatrici e cari telespettatori, entro sommessamente nelle vostre case
in molte di esse sono già entrato a visitare persone anziane o persone ammalate. Nelle vostre case, che sono forse visitate questo anno da tristezza, da preoccupazioni per il futuro. Ma la Chiesa nel Natale ci dà la notizia più importante. Dio è con noi, Dio è venuto in mezzo a noi per condividere la nostra vita. E questa è una notizia che non ci lascia come ci trova, perché ci dà la possibilità e il diritto di continuare comunque a sperare. E di speranza ne abbiamo oggi tanto bisogno, perché dalla speranza nasce quella energia che ci consentirà di ricostruire sulle nostre rovine. Buon Natale dunque, anche a nome dei miei fratelli arcivescovi e vescovi di tutta la regione Emilia-Romagna. E con gli auguri del Cardinale Carlo Caffarra si conclude questa edizione del nostro telegiornale anche da parte della redazione di ETV. Tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Arrivederci.